Buonasera a tutti quanti, quest'oggi voglio proporre il primo, il sugo da portare per l'ultimo dell'anno alle vostre cene o farlo direttamente a casa, un sughettino veramente speciale di pesce da abbinare a questi famosi, a questi meravigliosi gnocchi fatti a mano naturalmente, e le faremo con un bel sugo di cicala. La cicala l'ho già utilizzata per farci uno spaghetto, questo invece sarà un sugo diverso, un sugo un po' più lavorato, naturalmente siamo l'ultimo dell'anno, uno se la deve godere di più. Vi faccio vedere ora gli ingredienti e anche come si fa, così capite bene il tutto. Per 4-5 persone ci vorranno 2 costoline di sedano, una carota, una cipolla, uno spicchiettino d'aglio, del peperoncino, 5 bei pomodorini. Questi sono piccadilli un po' più grandini, del prezzemolo, 1 chilo di cicale, mi raccomando che siano belle grosse e belle fresche, perché se no, se le prendete già del giorno dopo avranno perso tutta la polpa e allora sarà un bel problema fare un bel sugo, ve lo dice Simone. Poi ci vuole 1 chilo di gnocchettini fatti in casa, naturalmente gli gnocchi, voi dite, ma 200 grammi a persona, sì, perché lo gnocco è un po' più peso, se no non ve ne viene nulla. E per finire, sale quanto basta e olio di velo buono, ma raccomando, non deve mai mancare in ogni tavola. Questo è molto importante. Ma andiamo a vedere subito come si fa. Intanto ora lavo le gnocchi perché tanto per ora non servono. Allora, iniziamo a preparare il nostro sugo. È un po' più complesso, ve l'ho detto. La prima cosa da fare sarà quella di prendere i nostri odori, pulirli, mi raccomando, e dividerli a tocchetti, sia la cipolla, la carota e il sedano. A questo punto accendiamo il fuoco sotto un bel tegame, fate scaldare un secondino, aggiungete 3 cucchiai d'olio, gli odori appena puliti, sentite soffriggere di già, fate insaporire leggermente il tutto e poi adagiarvici sopra le nostre cicale, ci aggiungete un pochino d'acqua, tappate, abbassate e lasciate cucinare così per 10 minuti al fuoco minimo. Nel frattempo che le nostre cicale cucinano, prendete i vostri pomodorini piccadilli ben lavati, mi raccomando, ne levate il picciolo e le facciamo a fettini sottili, dovranno venire dei piccoli quadratini, mi raccomando, i semini se vi riesce allevateceli. Le nostre cicale, come possiamo vedere, sono pronte. Allora io le vado a spengere, le vado a levare e le vado a far ghiacciare dentro un contenitore. Questo sughettino qui non lo butto di certo via, basta qualche testolina nel mezzo, ce la lasciate, mi raccomando, lo lasciate così, lo rimettete sul fuoco spento naturalmente, e queste qui le mettete a ghiacciare per una decina di minuti, il tempo di poterle lavorare poi e anche per far rilasciare tutto il sughettino, che già secondo me ce n'è già un pochino. Comunque ci vediamo dopo quando sono ghiacciate. Dopo che si saranno ghiacciate dovremo fare un'altra operazione. Utilizzando un paio di forbici taglieremo la testa, che metteremo poi da parte, non la buttiamo via naturalmente, e poi dovremo incidere sempre con le forbici la parte laterale delle nostre cicale. Vedete? Questa qui e anche di qua. Dopodiché prenderemo la parte del carapace, lo elimineremo tutto, lo mettete da una parte, il carapace lo butteremo via tanto, e la polpa che ne trarrete fuori, cioè questa qui, guardate bellezza, con le dita vi aiutate, guardate lì, questa è tutta polpina che utilizzeremo per fare il nostro sughettino, una cosa spettacolare che potrete mangiare facilmente senza rompervi la bocca, come succede quando si mangiano le cicale, carandea, vero? Te me ne sei testimone. Io me la spacco anche volentieri, eh? Sì, questo diciamo che è un sughettino un po' più particolare, dato che siamo per l'ultimo dell'anno, uno può fare bella figura e c'è sempre qualcuno invece che la cicala non la mangia proprio per questo motivo, noi eliminiamo anche il problema, va bene? Fate così con tutte le vostre cicale, naturalmente lasciandovi la testa da parte che metteremo insieme a tutte. Vieni qui Andrea, fanne vedere. Vedete? Le mettete qui le teste. Il carapace lo potete anche buttare, non c'è problema. Poi andremo a togliere anche un po' di robettina, perché se no diventa troppo, sia la carota che un po' di cipolla. Ce ne lasceremo davvero poco.
degli odori. Per ora lasciatelo così, va bene? La testa lì dentro andrà a finire, sicuramente. Eccoci qua, guardate che bellezza, tutte le polpine sono state sporpate, si dice. Ora cosa c'è da fare? Cioè, va a mettere tutte le testine dentro questo sughettino qui e eliminare gli odori in più, ossia un po' di carota, se no prende troppo di carota poi quando andremo a frullarlo, perché questo verrà frullato, faremo come una bisque. Ci lasciate un pezzettino di carota, un pezzettino di cipolla e un pezzettino di sedano. A questo punto riandiamo a accendere dopo che ci abbiamo messo le testoline e ci aggiungiamo un pochino d'acqua. Ecco qua, questa non è acqua sporca, questa è l'acquetta delle cicale che ci hanno aggiunto un altro pochino di acqua io, proprio per dare ancora più sapore a questo brodino. Portatela all'ebollizione dove a cuocere circa un 10 minuti che si restringa un attimino, poi si frulla tutto, si passa e ci cucineremo nei nostri gnocchi per renderli ancora più buoni. Nel frattempo triteremo leggermente la nostra polpa di cicala, va bene? Con un coltello naturalmente, gli diamo proprio una leggera tritata col coltello per spezzare le parti più grandi. Lo rimettiamo dentro il piatto, andate lì, farete in figuroni con i vostri commensali che la metà vi basta. Allora, ho fatto ritirare bene il nostro brodettino con tutte le teste, ora cosa faccio? Vado a darci una botta con il frullatore a immersione. Piano, fate piano, perché non turbo, perché se non fate il bagno. Così, proprio a rompere un pochino le teste, dopodiché le passeremo e avremo ottenuto una bisque di cicala eccezionale per saltare la nostra pasta. A questo punto la andiamo a filtrare con un filtrino bello potente. Vedete? Questa è una bisque favolosa, è un brodettino che ci potete cuocere anche dentro un po' di pastina, ci fate una figura. Lasciate colare bene. Nel frattempo facciamo il sughettino. Accendiamo il fuoco, ci mettiamo 5-6 cucchiai d'olio, prendete lo spicchio d'aglio tutto intero, lo schiacciate, vestito naturalmente, va bene? Lo mettiamo nell'olio per far rilasciare tutto il sapore dell'aglio mentre soffrigge. Ci aggiungiamo anche un pezzettino di peperoncino, anzi ci facciamo un bel tritino di peperoncino sopra così, ci piace piccante, no Andrea? Ci piace. Chi ne ci piace, chi non ne ci piace non ce lo mette, è molto semplice, c'è bisogno. Fate insaporire bene il tutto, prendete i vostri pomodorini a pezzettini che precedentemente avete messo dentro un colino per fare andare via tutta l'acqua in più e li andiamo a adagiare dentro piano, se no fate il bagno e succede un casino. Benissimo così. Ci saliamo leggermente e ci andiamo a rovesciare dentro la nostra polpa di cicala. Guardate che bellezza, una cosa così nemmeno al Circo Medrano. Ci aggiungiamo un bel ramaiolo di questa bisque, rialziamo il fuoco per far prendere bene il calore, anche due ramaiolini, perfetto. L'acqua bolle? Se l'acqua bolle io direi anche che si può buttare, Andrea, il nostro gnocchettino, perché... Buttiamo, perché una fame non ci vedo più. Qui si sta già cuocendo, tempo che venga in su e qui è venuto perfetto il sughettino. L'aglio lo possiamo anche togliere se volete, anzi io lo lascerei ancora un gocciolino prima di mettere gli gnocchi, lo levo solo lì al momento. E allora vado a buttare gli gnocchi. Un po' per volta, Andri, tanto non ci rincorre nessuno. Qui intanto il nostro sughettino, vedete, procede per il suo giusto lavoro. Se vedete qualche pezzettino un po' più grosso lo potete lasciare, chi tocca ci sta di lusso. E ora c'è solo da aspettare che i nostri gnocchi vengano su. Appena vengano su, come ben sapete, lo gnocco è pronto, vuol dire. E allora le andremo a scolare un po' per volta. Semmai ci date una leggera bottarellina così, assaggiamo un attimino di sale il nostro sughetto, mi raccomando fatelo sempre quando portate a tavola qualcosa, perché se non sentite cosa portate è un problema. Ci
ci metti un po' più piccante perché ci si sente, ma camarato, per ricevere le fintide, dove l'ompra ti da regà gioca, e anche un pezzicottino di sale. Diamo una giratina alle gnocchi per vedere se vengono su. I primi stanno venendo su, appena date una giratina sicuramente qualcosa viene su, allora io le vado a colare questi primi, poi piano piano scolerò tutti quanti gli altri. Le vado a finire di fare la cottura dentro questo sughettino, se vedete che si asciugano troppo abbiamo la nostra bisque che ci aiuterà a finire la cottura. Stanno venendo su, ci siamo, fuoco bello sempre vivo. Eccole, i nostri gnocchetti che vengano su un po' per volta. Vado a levare anche l'aglio, si vede che lo gnocco è fatto con un una farina un po' più grezza, non è la farina 00, guardate che colore strano c'ha, perché è una farina, ve l'ho detto, macinata a pietra tipo 1. Ci vado a dare una rigiratina ora, guardate che bellezza, sembra uno spettacolo. Ci siamo, visti sono pronti, visti spengano, ce n'è quasi più. Qui sta asciugando troppo, allora vado ad aggiungere un altro ramaiolo di caldo naturalmente della nostra bisque. Eccoci pronti. Mi date una bella scossettina, una bella arrivortolata, un po' di prezzemolo. Lo gnocco, come ben sapete, asciuga facilmente, allora prima di portarlo in tavola vi consiglierei di buttarci un'altra mezza ramaiolata a spengere il fuoco, saltare lo gnocco e sporzionarlo immediatamente per i vostri commensali. Ecco qua, basta, quanto ne vuoi mangiare Andrea? Un altro pochino di prezzemolino e per tocco finale un filino d'olio a crudo e il gioco è fatto. E ora, come da gran finale, mi faccio un paio di gnocchettini con questo sughettino che deve essere la fine del mondo, mi viene già alle bolle a mangiarlo, ve lo dico gente, perché a me mi piace tutto, ma la cicala è la cicala. Non so resistere al pesce cicala, che poi è un crostaceo, Andrea, non te lo vorrei dire. Pesce cicala è bello. Mamma mia, anche le gnocchi, ve lo dico, vanno di sentimento, leggeri come una piuma, non si sentano nemmeno. Di solito quando non sono buoni le gnocchi si appicciano proprio sopra il palato, così per le valli ci vuole l'incudine nel martello. Questi qui, masticandoli proprio, si sono sciolti come il burro. Con questo ultimo boccone mando un ringraziamento a tutti quanti, augurandovi ancora una volta buon fine anno, buon capodanno, ricordandovi di mettere mi piace, iscrivervi al mio canale e a quello di Andrea. E che dire, che sia un anno pieno di fortune e bello e buono come questo gnocchettino al sugo di cicala. Grazie mille e arrivederci.